L'importante era provarci. E, nonostante la sconfitta per 88-74, la Dieseltecnica a pallacanestro Trinità può rimproverarsi ben poco. Serviva qualcosa di davvero speciale per fermare la corsa della Miwa Benevento. Al di là dello scarto, i biancazzurri non hanno mollato gli ormeggi neppure quando la capolista ha alzato il ritmo e le percentuali di tiro, involandosi così verso la vittoria e la promozione in C-Gold. Lo spartiacque della serata è stato proprio il quarto inaugurale. Il quintetto allenato da Bruno Annecchiarico macina punti e canestri prima con Garcia, poi con Rusciano. Il centro della Miwa si ripete persino dalla lunga distanza, lasciando il testimone all'altro pivot Recchera. L'1-2 dei lunghi Sanniti complica i piani di Trinità, penalizzata sia dalla precisione altalenante al tiro, sia dalle cattive rotazioni nella metà campo difensiva. Parrillo e ancora Requena replicano le sortite all'interno dell'arco di Fabiano e Botta, 20-9 al primo riposo. Nonostante l'ampio passivo, la Dieseltecnica cerca di placare la tempesta con l'aiuto del tiro pesante. Alla gara di precisione dai 6,75 si iscrivono nell'ordine Durante, Mbaye, Sileikis e Barauskas. Sorpresa dalla reazione dei Blue Boys, la Miwa ha bisogno di qualche accorgimento per riprendere la strada giusta. Con il debutto del giovane Esposito, i biancocelesti muovono la palla e la difesa salese con maggiore efficacia, liberando spesso e volentieri i tiratori. Alla qualità degli esterni si aggiunge una presenza a rimbalzo altrettanto solida. I salernitani non possono fare altro che spendere fallo e mandare in lunetta Moccia e Requena. Poco prima della pausa di metà gara, Durante segna per due volte di fila da tre punti, ritoccando lo scarto fino al meno 14, 48-34. Dopo due quarti vissuti in apnea, anche i centri della Dieseltecnica si guadagnano da vivere nell'area sannita. Un canestro a testa per Ambrosano e Barauskas. Tuttavia, il motore della Miwa riprende quasi subito a girare al massimo. Il lavoro dei lunghi prepara il terreno alle accelerazioni di un Garcia incontenibile. Le imboscate dell'esterno cubano costringono la fanteria leggera schierata da Festinese a spendere il bonus prima del tempo. Un libero dopo l'altro, i sanniti avvicinano i 20 punti di vantaggio. Malgrado le nubi plumbe all'orizzonte, Trinità non affonda. Due canestri da fuori di Fabiano e la precisione in lunetta per rivedere un po' di luce. Il tabellone, però, strizza l'occhio alla squadra di casa, 69-52. A questo punto c'è il rischio che le proporzioni della sconfitta possano diventare esorbitanti. E invece, con grande tenacia, Trinità onora il campo fino all'ultima sirena. Dopo una prova di sacrificio, Botta veste i panni del suggeritore, mettendosi a servizio di Mbaye. L'ultimo arrivato Fiorillo si arrampica fino alla doppia cifra con un paio di canestri in velocità. I lunghi ne approfittano per vedere da vicino il canestro beneventano. Ma il testa a testa non ci sarà. La Miwa doppia gli ultimi scogli senza correre seri pericoli. Questa sera ci ha mancato nelle ultime tre settimane il non allenarci con continuità. Purtroppo veniamo da un periodo per problemi di struttura siamo un po' emigrati in tutta la Campania. Colgo l'occasione anche per ringraziare le società amiche che ci hanno permesso di fare qualche allenamento rispetto a quelli normali che facevamo. Però la difficoltà c'è stata, ma questa non va a sminuire il valore della squadra di Benevento, che sapevamo da inizio campionato che è la squadra più forte, l'ha dimostrata già in casa nostra all'andata.